Vuoi iniziare al massimo l'anno di FIFA 21? IG Vault fa il caso tuo. Se vuoi creare la tua squadra dei sogni e iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon e i migliori top player, è il momento di passare da IG Vault. Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, questi e oggi siamo tornati con un nuovo video di nuovo su FIFA. Questa volta video specialissimo, davvero bellissimo, perché come avete letto dal titolo andiamo a fare un draft su ogni FIFA da quando hanno creato i draft, a parte FIFA 16 perché purtroppo hanno chiuso i server e non è più utilizzabile. Quindi da FIFA 17 che è ancora sopravvissuto chissà per quanto, e da FIFA 17 arriviamo a FIFA 21. Essendo che ormai è finito e stiamo per andare sulla nuova next gen con FIFA 22, vediamo come sono cambiati i draft in questi 5 anni, FIFA 17, 18, 19, 20 e 21. E non vediamo l'ora che arrivi fine settembre per FIFA 22. Quindi ragazzi, se l'idea vi piace e apprezzate il mio impegno, nei commenti scrivetemi qual è per voi il FIFA migliore fra questi 5, quello che avete preferito in questi anni. Iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanellina per non perdervi mai nulla, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram che trovate qua sotto. E dopo detto questo, basta parlare, iniziamo subito. Eccoci qua su FIFA 17. Quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi. Moduli, porca putana, che moduli della merda, però vabbè, famo finta di nulla e buttiamoci. Luca Cone, quando è esploso, la stagione che l'ha reso quello che è adesso, con l'Everton, if, la casetta. Vi ricordate il nome di questa carta? Se sì, scrivetelo qua sotto nei commenti. 3, 2, 1. Movember. Cioè, c'è stato solamente quell'anno. Prossimo attaccante, dai. Oddio, Jonas. Oddio, che ricordi. Qualcuno di voi se lo ricorda? Questo qui nel Benfica era diventato tipo 84, 85 di overall oro. E poi dimenticatoio, Firmino 82 che adesso è fortissimo. Perez anche ha avuto una stagione clamorosa. Cavani del PSG, Lewandowski già 96, prendiamo Robert. Dai, però ti prego, facci vedere Cristiano Messi. Oddio, Wayne Rooney, hero del Manchester United. Che ricordi. Su FIFA 22 avremo la sua icon, assurdo. Asensio 81, Demir Bay. E poi Eriksen. Un bacione sempre a lui, sempre Tozzo, veramente usciva fisso Tozzo, Christian Eriksen. Ed è un campione che dobbiamo farci. S, Douglas Costa, Payet, Sterling 82, Martial. Martial è sempre uguale, Martial non è mai cambiato. Guarda, Payet 86, non l'ho visto! Oddio! Payet 86! Ma chi ci ha dato la carta a Payet 86? Mannaggia la putina. Blind, Smalling, il Bagaton e Stark. Acerbi, oddio. Godin, Tozzo ovviamente. Mica 96 Godin. Sti cavoli, sti cavoli. Leonardo Bonucci, già che faceva quell'esultanza. If 89. Vabbè. Oddio, Ruben Neves. Quanto cavolo era diverso da adesso? 75. Va bene, che adesso. Oddio, Tulalan. Ma vabbè, McGiddy pure. L'evento dell'Irlanda, ci credo. Ovviamente Promes, che è tornato proprio in quella squadra. Tots. Mica male, mica male. Trap, Marchetti, Horn, Rui Patricio. Prendiamo Vlach. Madonna, dai, ti prego, facci vedere Cristiano, Neymar, Suarez, mica. I top player non ce l'ha fatti vedere. Neymar, Suarez, Cristiano, Bale, Benzema, Messi, dai. Prendiamo Loris ovviamente. Dai, ti prego, facci vedere tanto, ma manca di che dobbiamo giocare. Oddio, Bruno Fernandes, perché sono tutti uguali. Ture, vai, facci sognare. Dai, 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 Bellerin, Danilo, Blanc. Dai, e poi, mica, Garay era 84. Oddio, Garay, che ricordi. Riyad Mahrez, ovviamente, Riyad Mahrez. È Leicester. Che bello, che bello, che bei ricordi Leicester. Allan del Napoli, prendiamo per il rattino. Continuiamo. Lorenzo Insigne biondo. Vai con Lorenziello 83, Mertens 83, eh? Diverso. Van der Viel, madonna Dio, che criminale. Vai, 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 dai, dai, dai. Qualcosa, dai, facci vedere un to. Oddio, Samuelito e tu. Andre Gomez, Samuelito e tu. Quanto è bello Samuelito e tu. Che adesso è anche icon. Madonna di Dio, FIFA 17 comunque non ci droppa una carta buona, incredibile. Mascherano, Rodriguez, Di Maria 87, sembra stato buono.
Mascherano, ovviamente lo prendiamo, mica Rodriguez 83, madonna che vergogna. Bello, fino a... Oh, eccoli qua, purtroppo nessuna carta speciale. Questo era il FIFA, beh, dove il Real Madrid stava dominando, il Barça non riusciva più a esprimersi, anche con quei campioni. Messi era 93 oro e Cristiano 94 oro. Bale 90, 90 oro. Quindi Cristiano oro, 90, Messi. Prendiamo Gareth Bale, vediamo se riuscì a darci l'ultima versione di uno dei due, Messi o qualcun altro. Vabbè, e pegliamo Benassi per il cuore. Questo era il draft su FIFA 17. Andiamo subito in FIFA 18. Ragazzi, purtroppo FIFA 18 ho provato a scaricarlo e mi dà un lucchetto che non riesco a levare nemmeno cambiando account o facendo altro. Sinceramente non so come risolvere, forse è un problema dato che è un gioco parecchio vecchio. Ho provato anche a cambiare console da PS5 a PS4, o comunque le ho provate davvero tutte cercando anche su internet. Forse come per il 16 ci sono dei problemi nello scaricamento, perché lo dovrei riscaricare da zero. Un solo gioco di quelli annunciati mancherà. Mi dispiace davvero tanto. Eccoci su FIFA 19. Prontissimi, carichissimi. Buttiamoci. Qua ho fatto anche pochissimo tempo fa un draft retro, quindi lo conosciamo già un pizzichino meglio rispetto agli altri. Ovvio che vabbè, facciamo sempre il giocatore singolo, perché normale come cosa il fatto che non posso fare quelli online perché non posso quittarle. Ok, partiamo con un Ribéry che anche l'altra volta è riuscito a darcelo. Cioè, uguale, sembra identico l'altra volta. Speriamo che non è un déjà vu. Vabbè, se partiamo con Pazzini e Pellissier, non è un buon inizio. O anzi, è l'inizio migliore che potevo mai avere nella storia. Ersium if. Qua già la maglietta della Juventus. Che bello, porca puttana, Ersium. Prendiamo il Robert il lavandino, perché vorrei prendere qualche versione più alta di CR. Vediamo un po' se riescono a dropparcela. Prendiamo il Goat Lingard. Altro COC. Messi, quello hanno fatto me qualche volta COC, per forza. Madonna. Mamma mia. Prendiamo Moncur, che è la carta Heroes, che almeno è un po' più carina da vedere. Thiago Mendes, Petros, tutti i Dots. Bella per loro, vai con Thiago. Va, prendiamo il più alto, andiamo fino a Cine che ci interessa tanto, più che dobbiamo giocare, quindi... Madonna Schenderlin, che ricordi, madonna. Chissà modo gioca. Si è inceppato FIFA, ah, no, che meno male, dico, madonna. Si è inceppato veramente. Kostis, Marcelo Totti, vabbè, Angelino del PSV. Rusillon, bel baggatone, va, abbiamo Marcelo Totti. L'unico FIFA dove ho trovato un Totti, Marcelo, come dimenticarlo. No, è vero, ho trovato anche Modric, oddio, anche Modric mi sembra. Madonna, che ricordi. Barzagli fine di un'era. Oh mio Dio, Barzaglione fine di un'era addirittura. Cazzo che carta. Perin, Char, che bello. Izzo Tots. Oddio, che cazzo se lo ricordava Izzo Tots. Poi prendiamo Virgilio che bacia la Champions, davvero bellissimo. Porca puttana, vai con questo campione, va. Andiamo col portiere, vediamo un po' che ci vuole droppare il giochettino. Oh, mica. Solito Black o Sommer, vai, solito Black. Mica, Black quanti Tots ha preso. Ragazzi, da 20 anni che Black prende i Tots, scusate. È assurda come cosa. Vai, prendiamo Sommer, tanto per. Vai. Bellissimo, però bello, bellissime carte, bellissimi ricordi. Chilwell dell'Leicester, ovviamente. Doherty, Rice James, il nostro incubo. Dici, ecco dove è nato. Questi maledetti del Wigan Athletic. Mannaggia loro. Mamma mia, maledetto DC, maledetto te, mannaggia. Qua è Yara. Dove prendiamo? Color of VIF 85, madonna, anche lo volevo. Ziyech dell'Ajax. Marcus IF 88, che ricordi, Marcusone. Questo qua è un IF, tipo, avrà preso i 18 IF per arrivare a quella versione, eh. Davvero, Foden Future Stars 88, Quintero più forte di Foden, eh. Rice ai inizi. E poi vabbè, abbiamo Fabinho sempre con la Champions. Molto bello. Vediamo un po' Sané, Benzema, Messi. Bellissima la foto questa di Messi che è del bacio. Questa è veramente bella. Asensio 85, Benzema 87. Mica pensare che mo Benzema oro è 89 e comunque diventerà sicuro 90. Marez 85, Marco Reus 90. Che Reus era tipo altissimo oro. Lala, oddio. Quanti di voi si ricordano Lala Headliners? Quanti di voi si ricordano Lala? Cioè ragazzi, questo qui, se tipo non avete giocato mai a questo FIFA,
Questo era un incubo, ragazzi. Questo era un incubo, era devastante. Neymar Toti. Dica Neymar Toti, ragazzi. Pensare che Neymar non viene mai premiato, mai calcolato. Insigne 88 oro, molto bello. Ogni, vabbè, questo qua prendiamolo. Mica, ragazzi, cioè, guardiamoci Neymar. Quanto cazzo sei forte, Neymar. Mamma mia, quanto cazzo sei forte, Neymar. Vai, continuiamo, continuiamo. Ultime due carte. Belle, fantasmagoriche, incredibili. Ultime, Leno. Valencia, fine di un'era. Coutinho 88, Sanchez 87 e Kane 89. Valencia, fine di un'era. Valencia è stato il bug definitivo sul 18, se non erro, sul 18. Veramente molto belli, eh. Peccato che non abbiamo visto. Abbiamo visto Ronaldo If e Messi Champions League, ma non nelle loro versioni Toti o Tots, quelle proprio bellissime. Peccato, 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 però questo era il 19. Andiamo sul 20. FIFA 20. Davvero complicato entrarci. Addirittura cambio di console da PS5 a PS4. Mentre un altro gioco non ci sto più capendo nulla, ragazzi. Davvero, voi non potete capire da quanto tempo sono qui per scaricare tutti i giochi, giocare tutti quanti, registrare con 31 gradi, un faretto che ti spara la luce in faccia, con questa camera di merda, voi piccolissima. Potete solo immaginare quanto caldo fa e quanta fatica ci sto mettendo. Non ce la faccio più, però siamo quasi alla fine. Ragazzi, davvero spaccatelo di mi piace sto video, perché davvero, se no, porco due, me lancio di testa veramente. Allora, non mi ricordo quasi nulla di sto FIFA. Non mi ricordo quasi nulla. Prendiamo un 4-4-2 in linea sul classico. Rimaniamo sul classicissimo. Allora, ok, questo qui è il FIFA dove è il primo FIFA dove c'è stato il Summer Hit. Quindi l'anno di partenza del Summer Hit. Coutinho 86, Omega Lul, Aubameyang, Amrabat. Vabbè, prendo Munir, dai, carino. È un po' come i Futis o quelle carte verdi che hanno fatto da noi. Oh, tre icon. Questo qua, questo era un bel FIFA per fare i draft. Mi ricordo che droppava icon moments a profusione. Bella, bella, almeno qua era divertente giocarci. Quindi, vabbè, bella merda. Però è più belline, le carte sono molto più belle. Per adesso sono le carte più belle, eh. Poi Robinson, minchia, è vero, qua c'era Opara, è vero. Questo è stato il FIFA dove c'era Opara che era velocissimo. Oh, Romagnoli, De Ligt, Marcano. Madonna benedetta. Marcano il nostro eroe. Vabbè, Erkin, caso che è uscito anche sul... Anche quest'anno è uscito Tots. Alisson Toti, quello che abbiamo trovato tutti quest'anno. Bello, 97, pulito, 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 pulito. Ci posso stare, ci posso stare. Uè, madonna, Walker If, quanto cazzo. Oh, Jordi Alba, Road to the Final, 93. Sti cazzo, 93, oh. Buono, Darmian dello United. Mamma mia. Che cazzo mi ha fatto ricordare. Marichiar 84. What? Marichiar 84. Oddio, Thiago Mendes, 93. Kovacic, Tots, Banega del Siviglia, Son della Champions e Sancho Road to the Final. Mamma mia. Rangel, ma chi è? Ma chi è Rangel? I momenti d'onore tipo erano Toti, una cosa del genere. Una cosa è successa solamente su sto FIFA. Messi con la barba. E poi sto Rangel che non lo so, però bella la cresta, mi piace. Lo abbiamo per simpatia. Tauvin, che adesso è andato a giocare in Messico. Tauvin. Per adesso niente di clamoroso. Diciamo tutto quanto perché, vabbè, ci avviciniamo. Però pure queste carte Foot Birthday, quanto sono belle. Bellissime, bellissime. Lo prendo questo. Però nessun top player. Dai, Ersium, dov'è? Da Costa, buggatissimo. Dai, dov'è Ersium? Nelson, Semeded, Liner, Mbabu, Ullala, Casorla, Schultz. Via Nelson Semedo, che buggato. Dai, ti prego, dacci Sium. Non l'abbiamo proprio visto. No, Sané con i capelli, Kimmich, Royas, Bergwijn. No, nemmeno un Sium. Uffa, nemmeno un Sium su sto FIFA. Messi l'abbiamo visto, era quello con la barba. Comunque, tutti FIFA, manco uno buono. Questo qua, diciamo, è uno dei... diciamo che abbiamo visto molte carte belle, nuove, ma è stato uno dei peggiori come draft, veramente. Però, vabbè, dai, alla fine non è che ci interessante. Abbiamo visto molte carte molto simpatiche. Diciamo che dispiace non aver visto Cristiano, eh. Volevo vedere qualche creazione di Cristiano bella, fica. Invece, nada. Andiamo su FIFA 21. Eccoci qui, nell'ultimo FIFA, quello conclusivo, quello che giochiamo tutti, quello che conosciamo tutti.
Andiamo. Ma che serviva sto video per farmi droppare delle carte buone? Vai, apriamo Neymar. Mica Neymar 99. Mica male. Questa carta purtroppo non l'ho mai potuta vedere, provare o altre, perché non gioco a FIFA da un mesetto e qualcosa. Cioè faccio o i draft o pacchetti. Madre mia, Pelé si gode. Bello, bello, bello quel peligno, bello, 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 mi piace. Voto 10, potevo prendere l'argentino, vaffamoc. Giorgio Lachiella, Hummels, vabbè, prendo questo perché tutti quanti hanno una carta un po' più forte. Giorgio Lachiella c'è il 96 se non erro. Vorrei il Giorgio Lachiella 96, molto bello, molto bello. C'è anche Leonardo, Eternitao, bellissimo. 96, goloso, goloso, goloso. Qui prendiamo Black, che è sempre forte. C'è anche quest'anno il Tozzo, anche su questo piace il Tozzo. Donnarumma, che meritava sicuramente una carta speciale tipo 95-96. Ultima carta, dai, però già è droppato bene. Guarda, prendiamo N'Golo Kanté, che è bellissimo, però c'era anche Reguilon. Dai, però bello drop. Stavolta posso prendere un minimo soddisfatti, che ci ha fatto vedere qualche carta bella. Eder Militao, Pelé, Neymar, Sterling, Salah. Concludiamo così questa maratona incredibile di tutti questi FIFA. Davvero davvero lunghissimo. Spero di aver montato il modo migliore tutti questi stuff, perché no? Spero di non aver fatto un video di 30 minuti. Il design delle carte, ragazzi, mani bassissime, FIFA 20 è bellissimo di design. Noi stiamo parlando di design delle carte. Cioè ragazzi, le carte sono bellissime, disegnate da Dio. Quindi complimentoni ai disegnatori di FIFA 20. Davvero sono le più belle in assoluto. Poi per me, ovviamente, aspetto anche la vostra qua sotto nei commenti. Fatemi sapere il vostro FIFA preferito e secondo voi di design qual è il FIFA migliore. Spero davvero che il mio impegno lo apprezzate al massimo. Spacchiamolo di mi piace. Nei commenti aspetto la vostra. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram e trovate qua sotto. Dopo detto questo, vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous.